Benvenuti, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Un'altra puntata di Restart in cui incontriamo le imprese, incontriamo i professionisti. Ecco, questa è una puntata in cui ho ospiti dei professionisti per quanto riguarda la cassetta degli strumenti per l'impresa. Quindi avremo delle piccole pillole che possono essere utilizzate dalle imprese e dagli imprenditori e il tema specifico è il passaggio, aperta parentesi, coinvolgimento generazionale. Tema dibattuto molto spesso, ma ci tengo a dare queste pillole con gli amici che sono presenti in studio. E passo subito a presentarvi. Ho l'onore di avere con me la dottoressa Silvia Frola, benvenuta, commercialista in Brescia. L'amico Angelo Quaglia, dottore commercialista in Brescia, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. E l'educatrice e consulente finanziaria Giusy Biondelli, che è di casa qua da noi. Buonasera a tutti, benvenuti. È vero che siamo a novembre, che il mese di educazione finanziaria è terminato, ma noi l'educazione finanziaria continuiamo a farla per piccole pillole tutti i mesi. E qui oggi vogliamo parlare proprio di questo tema che è particolare, che è un tema che un'azienda su tre non riesce a passare. Cosa vuol dire? L'imprenditore che ha fondato non riesce a passare tutto quello che ha creato, non riesce a dare continuità e muore l'azienda perché o viene venduta, o viene comprata, o non va proprio più avanti. E questo è un tema molto importante per il territorio, per le imprese e per il futuro proprio dell'economia del territorio. Quindi ho voluto affrontare questo tema e parto subito con l'amico dottor Angelo Quaglia. Benvenuto ancora una volta, ma a te Angelo, qualche piccola pillola che sentiamo spesso parlare di questi strumenti, tu sei un maestro dal punto di vista di questi strumenti che sono nella cassetta degli strumenti finanziari per l'imprenditore, che sono il trust e la fiduciaria. Queste due cose, essere così, questi due satelliti che non sono ben conosciuti, possono essere utili all'imprenditore? Come possono essere usati? Allora, se mi permetti, farei un piccolo inciso che purtroppo nel mondo dell'imprenditoria l'esperienza, la capacità imprenditoriale non sono caratteristiche che si tramandano automaticamente da padre in figlio. E conseguentemente la difficoltà è proprio quella del passaggio generazionale, di fare in modo che la continuità aziendale venga raggiunta cercando di costruire quelle qualità che erano in capo ai fondatori per fare in modo che anche le successive generazioni possano continuare a dare sviluppo all'impresa. Sicuramente tutto è in mano all'imprenditore, però noi professionisti possiamo aiutare a creare una struttura che possa facilitare il percorso di accompagnamento. Crediamo infatti che l'accompagnamento di strutture, hai citato tu il trust, che effettivamente è la struttura che particolarmente noi conosciamo e che proponiamo per quanto riguarda certi passaggi generazionali, insieme a tanti altri strumenti che poi magari accenniamo, permette di creare quella rete di professionalità che possono accompagnare una crescita e quindi un passaggio per dare continuità a quelle che sono le esperienze acquisite in tanti anni di carriera da parte delle prime generazioni degli imprenditori fino ai figli e così via. Il trust è uno strumento poco conosciuto ma assolutamente molto utile per poter effettivamente utilizzare e attuare il passaggio generazionale. Utile non solo da un punto di vista di efficienza fiscale per quanto riguarda la successione o i trasferimenti dei patrimoni, ma anche quello di creare, come dicevo prima, un contesto di persone e di professionalità che possano accompagnare nel percorso. Bene, abbiamo visto il trust come appena sulla soglia. Il dottor Quaglia ci ha accompagnati sulla porta del trust e ci ha spiegato che una vite a stella non si apre se non si svita, se non con un cacciavite fatto a stella. Quindi dalla cassetta degli strumenti, questo è il primo passaggio, è giusto quello che ha detto dal punto di vista del non si trasmettono le competenze, ma dottoressa Silvia, vengo a te intanto, nei tuoi anni di professionalità, di incontri con i clienti, di problemi che vengono proprio da quello che ci ha introdotto ora il dottor Angelo, qualche tua piccola esperienza, qualche vostra esperienza di studio che vi ha
portato ad accompagnare qualche impresa? C'è qualche caso che vuoi raccontare? Vabbè, in primis dobbiamo dire che purtroppo per il passaggio generazionale non c'è una ricetta, per cui ogni azienda deve intervenire con strumenti ad hoc, ma deve accompagnare quelli che sono degli strumenti meramente alle volte formali, come poi magari andremo a spiegare in alcuni, con un ingresso in azienda con delle fattispecie che permettono all'imprenditore di poter trasferire questo bagaglio di conoscenze, perché molto spesso ci si ferma solamente nel dire sì, ho già iniziato un passaggio generazionale, magari ho trasferito la nuda proprietà delle azioni piuttosto che delle quote, ma se questo non è accompagnato con un percorso condiviso all'interno dell'azienda, si rischia purtroppo di non far percepire la bontà e questo trasferimento di conoscenze, perché l'importante, o meglio, ciò che noi riteniamo importante per il passaggio generazionale è la condivisione di questa esperienza, ma anche il consolidamento. Quindi non è possibile affrontare un discorso di passaggio generazionale solo da un punto di vista formale, o piuttosto affrontandone i tempi. Necessita di un percorso condiviso, ma che richiede anche un determinato periodo per poter essere affrontato al meglio. Quindi un po' di pazienza nel seguire e nel conoscere la storia dell'imprenditore, anche gli aspetti così familiari, perché è importante coinvolgere la famiglia, perché se parliamo di coinvolgimento, la famiglia non è un satellite che gira intorno all'imprenditore, ma ne trae l'humus. Se ha creato tutto questo, anche perché le imprese, lo diciamo fino allo sfinimento, in Italia sono di origine familiare, sono famose in Europa, nel mondo, per l'origine familiare, quindi dobbiamo mantenere questo ceppo che ha permesso di costruire in 40, 50, 80, cominciamo a avere aziende di 85 anni, vero Giusy, che sono presenti sul territorio. Giusy, educatore e consulente finanziario, l'educazione finanziaria, Giusy, per te la domanda è specifica, proprio gli strumenti che possono essere utilizzati per la salvaguardia anche del denaro che viene prodotto dal reddito dell'imprenditore e passarlo poi. Che strumenti? So che ci sono queste famose polizze, Giusy, ma è un mondo, un mare, Magnum, un piccolo tuo entrata in questo mondo. Beh, dire polizze è dire tanta roba, tanti concetti diversi, perché comunque viene utilizzata questa parola, ma per identificare tanti strumenti diversi. Sicuramente esistono, i più importanti sono le tre polizze, quindi la polizza vita fine a se stessa, quindi che assicura il caso vita, il caso morte, la polizza di investimento vita, che rientra nelle polizze vita, e poi assolutamente la polizza più importante nell'ambito della nostra vita professionale di tutti i giorni è sicuramente la parte che riguarda l'RC professionale. Farei un passo indietro, sicuramente il fatto di qualsiasi sia lo strumento, che parliamo di polizze, quindi che abbiano le caratteristiche del contratto assicurativo, l'impignorabilità, l'insequestrabilità, tutta una serie di caratteristiche che sono previste dal codice civile e che sono veramente fondamentali nel processo di pianificazione patrimoniale. Ma tornerei alla premessa che è stata fatta sia dal dottor Quaglia che dalla dottoressa Frola, che è quello del fatto assolutamente di concepire una concezione del futuro, quello di non dare per scontato che i nostri figli o comunque i nostri familiari abbiano le caratteristiche di continuità nell'ambito aziendale. Laddove non siamo all'interno dell'azienda, assolutamente la pianificazione patrimoniale ci consente di rinviare il valore della nostra famiglia, dove valore intendo proprio veramente in senso ampio, non parlo solo di patrimonio in termini di immobili o di somme di denaro, ma parlo proprio dell'insieme del patrimonio della famiglia, e quindi cambia il concetto, è un concetto di patrimonio al servizio delle esigenze della famiglia, e questo è davvero molto importante, perché va ad avere una visione globale che non è solo ristretta alla fiscalità, al rendimento, a dei segmenti che sono un parziale di una visione totale. Quindi è importante pianificare a livello patrimoniale per avere una visione di insieme delle esigenze della famiglia, di quello che è l'utilità che deve assolvere questo patrimonio per la famiglia, per le persone che amiamo. Non parlo solo di famiglia in senso stretto, peraltro concetto che nel XXI secolo è molto più ampio rispetto a un tempo. Torneremo dalla Giusy, anche perché stiamo toccando vari punti del passaggio generazionale. Come vedete, però,
per affrontare il tema del coinvolgimento o passaggio generazionale serve un team. Non puoi fare, non esistono i tuttologi, le relazioni del dottor Quaglia, della dottoressa Silvia, della Giusy Biondelli sono molteplici, servono notai, servono qualche caso anche qualche avvocato che va coinvolto, magari gli stessi della famiglia, perché non si scavalca mai il commercialista, l'avvocato che ha seguito o il notaio che ha seguito la famiglia per anni, ma il team porta delle innovazioni in confronto, tutto volto a proteggere il patrimonio, non a depauperare. Quindi il team porta avanti questi progetti. Da soli non esiste solo il consulente finanziario, non esiste il dottor commercialista a sé stante. Però volevo fare una piccola pausa, ringraziare il nostro sponsor che è sempre qua con noi, Lucaffè. Abbiamo bevuto un caffè nel backstage prima dell'inizio della trasmissione, ringraziamo sicuramente Gianluca Venturelli che permette anche questa messa in onda di questo punto di vista, dal punto di vista della trasmissione Restart, che ci permette di avere ospiti, aziende e quant'altro. L'azienda è Lucaffè, la trovate sul sito Lucaffè, e quindi vi invito anche a bere un buon caffè italiano che viene fatto qua in provincia di Brescia, a Carpenedolo, quindi ringraziamo. Tornando a noi, ringrazio la regia, veramente sempre puntuale in questi aspetti così particolari, ma permettono la sopravvivenza e l'indipendenza di questo format dal punto di vista di poter invitare chi ritengo. Oggi ho i professionisti che sono al servizio delle imprese, che sono, diciamo, i guardiani del patrimonio delle imprese, sono i difensori del patrimonio, possono accompagnare nel viaggio, vero dottor Quaglia? Non ci sposiamo con l'imprenditore, lo possiamo accompagnare in questo viaggio, e anche di educazione finanziaria dell'imprenditore e della famiglia, giusto dottore? Sì, diciamo, come accennavi tu prima, il contesto economico italiano è caratterizzato da famiglie di imprenditori, e quindi la relazione impresa-famiglia è un tema assolutamente molto importante, quindi in quel team di professionisti che tu prima citavi, sicuramente la multidisciplinarità che deve variare da aspetti che gestiscono l'azienda, aspetti che gestiscono il patrimonio, aspetti che gestiscono anche l'equilibrio di relazioni tra i membri della famiglia, perché comunque abbiamo visto che famiglie diciamo così, caratterizzate da più rami familiari che gestiscono un'azienda, magari hanno già dovuto trattare determinati temi per trovare l'equilibrio fra i vari rami della famiglia. Altre realtà invece, dove il contesto familiare magari è più ristretto, certi temi non sono stati trattati, e quindi si dà un po' per scontato che il figlio possa succedere nello stesso identico ruolo, con le stesse identiche caratteristiche del padre. Purtroppo però questo non è assolutamente scontato, e vediamo che anche l'imprenditore di prima generazione ha bisogno di essere accompagnato per poter imparare quella che vediamo che non spesso è colta, che è la delega. Cioè essere sempre presenti non vuol dire passaggio generazionale, che la prima generazione venga messa da parte. Ma bisogna assolutamente valorizzare quella che è l'esperienza, però anche il dare spazio alle future generazioni attraverso la delega, il controllo o altro, sono tutti passaggi che non possono essere improvvisati, ma che necessitano un certo periodo di tempo di lavoro. Il ruolo di tutti i vari professionisti è proprio quello di aiutare a fare determinati ragionamenti, a prendere atto di determinate dinamiche che in realtà magari possono essere non conosciute, e si gestisce un po' l'azienda un po' d'impulso. Ricordiamo sempre che senza l'imprenditore che ha costruito dal dopoguerra ad oggi le imprese, eccetera, non ci sarebbe niente da passare. Quindi l'imprenditore va mantenuta la sua storia, il suo rispetto, quello che ha costruito, le fatiche e i problemi che ha dovuto affrontare. Quindi senza l'imprenditore non ci sarebbe nulla. Quindi è da tenere sempre presente. Quindi coinvolgimento, gli aspetti psicologici li vediamo tra qualche minuto con la dottoressa Agnese Scappini, che ci ha portato su questa strada, perché va bene l'esperienza tecnica di questi grandi professionisti che sono qua con me, ma l'aspetto psicologico, cosa che tengono tutti presente, sia dalla Giusy, sia dal dottor Quaglia, dalla dottoressa Silvia, l'aspetto di approccio psicologico è molto importante. Ascoltiamo il suo intervento della dottoressa Agnese Scappini su questo tema.
I radicali cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo del lavoro portano ovviamente anche delle criticità. Alcune ne possiamo osservare, ad esempio, nei passaggi generazionali, dove mi trovo spesso a far da consulente, seppur non si può fare un discorso generale, perché ogni caso è specifico e si lavora individualmente in quel caso, è vero però che c'è un minimo comune denominatore. Questo solitamente è il grande scarto che viene a crearsi tra la generazione precedente e quella successiva riguardo il sistema di riferimento valoriale. Che cosa si intende per questo sistema di riferimento? Questo è il sistema o il modo di osservazione che si ha riguardo appunto il mondo e la propria realtà lavorativa. In base a questo si agisce nella propria realtà lavorativa. Tanto più è disperso fra le due generazioni, tanto più si crea conflittualità e non comunicabilità fra di esse. Allora è importantissimo creare un nuovo terreno comune di valori, di modo che si possa agire appunto in comune, perché il valore è sia l'origine, il mezzo, che l'obiettivo con cui si agisce in azienda. 60 secondi di psicologia, finisce qui, alla prossima. Ecco, anche questa è una pillola di riflessione della dottoressa Agnese che però ha toccato, Giusy, vero, il punto. Beh, ha toccato dei concetti importanti. Il primo è il valore, in termini sia valoriali concreti che in valori etici, la parte della comunicazione che è fondamentale all'interno dell'azienda. Io direi fondamentale sempre, sia prima che durante che dopo il passaggio generazionale, perché comunque mette le premesse, le basi per la parte successiva che è il futuro dell'azienda. E quindi sicuramente questi due concetti sono alla base da parte della psicologia comportamentale per intraprendere un progetto di condivisione. È chiaro che un imprenditore o gli imprenditori che devono pianificare il proprio passaggio generazionale in quel momento stanno mettendo al centro quello che è stata la loro storia e quindi stanno capendo che non saranno più il centro della loro azienda, ma che ne saranno una parte del centro perché dovranno condividerla con la generazione successiva, che non significa non essere più importanti per la propria azienda, significa semplicemente condividere a livello strategico alcune decisioni e il percorso dell'azienda. E questo a volte mette in crisi i nostri imprenditori, cioè non è un percorso facile perché ha a che fare con noi stessi. E chiaramente questo per chi è magari anche un pochino più accentratore rispetto ad altri, che non ha applicato appunto come dice il dottor Quaglia, non ha applicato ancora bene il concetto della delega, è sicuramente un passaggio ancora più radicale, ecco, e questo sicuramente è Grazie importante. Giusy, tornerò da te. Dottoressa Silvia, eccoci qua. Qualche piccolo esempio che è andato a buon fine, qualche cosa che hai seguito che ha dato. Voglio dare qualche notizia positiva, voglio dare qualche cosa che hai seminato in positivo, Io dottoressa. metterei però prima di questo il focus sul fatto che in questo momento gli imprenditori stanno vivendo un contesto storico abbastanza problematico legato all'innalzamento delle materie prime. Ci sono fondatori di aziende, tra l'altro di aziende che si occupano di attività e merci molto diverse tra loro, che stanno subendo questa cosa. Pensate quanto è importante il loro consiglio, quella che è la loro esperienza che possono trasmettere alla generazione successiva. Cioè, questo è il valore, cioè di fare un passaggio generazionale in cui si fa percepire all'imprenditore fondatore che lui è ancora al perno e quindi lui deve trasferire queste sue conoscenze al figlio o ai figli e che loro ne trarranno benefici, ma non mettere in panchina l'imprenditore. Per questo che prima si diceva, non affrettiamo un passaggio generazionale, diamo peso e importanza all'imprenditore perché senza di lui non saremmo qui a parlare sicuramente di passaggio generazionale, ma allo stesso tempo dobbiamo mettere le basi perché queste sue conoscenze vengano trasferite in un percorso più o meno condiviso anche ai figli o ai figli. Quindi questo, l'individuazione del delfino alle volte si dice quando si parla di passaggio generazionale, verissimo, ma per individuare il delfino è necessario verificarne le attitudini, le competenze. Non se... Esiste, dottoressa, anche l'aspetto del manager che magari preso esterno, inserito come amministratore delegato o come CEO di un'azienda, possa far crescere magari il giovane all'interno. Cosa dice Certamente, di no, questo aspetto? certamente, è una cosa che tra l'altro noi abbiamo potuto constatare in diverse aziende, il fatto che magari il figlio, banalmente, magari anche solamente per un discorso anagrafico, non era pronto per fare questo, il fatto di trovare un manager esterno che potesse essergli da tutor,
da farlo crescere a livello di dalle banali competenze fino ad arrivare a dargli invece in mano una parte, un ambito in particolare dell'azienda, ha permesso al figlio di avere consapevolezza delle proprie competenze, ma allo stesso tempo ha permesso agli altri stakeholders che gravitano intorno all'azienda di riconoscere questo suo passaggio di crescita fondamentale. Sì, mi ha fatto l'esempio delle materie prime, ma l'azienda affronta quotidianamente varie problematiche. Questa è una di attualità. Al timone l'imprenditore affronta anche le materie prime, ma c'è l'aspetto finanziario, ma c'è l'aspetto relazione con i collaboratori, eccetera, eccetera. Dottor Quaglia, un accenno sulle fiduciarie e il trust e poi passo la Giusy sulle polizze, perché il tempo vola. È bellissima trasmissione, ma dura mezz'ora. Allora, in due parole dire e fare un accenno sul trust e la fiduciaria è veramente difficile. Però allora il trust è uno strumento che può assolutamente prestarsi come contenitore per trasferire determinati patrimoni, tra cui in primis sicuramente l'azienda, e fare in modo che questo trasferimento di patrimonio abbia le caratteristiche di essere tutelato. Sappiamo che noi dobbiamo sempre avere una visione di lungimiranza, cioè pensare oggi e immaginare quello che potrebbe essere la realtà tra anni, per fare in modo che questo patrimonio sia protetto da tanti aspetti che possono essere e spaziano da aspetti puramente legati alla vita dell'azienda, ma anche alla vita della famiglia, piuttosto a tutta una serie di situazioni che possono essere elemento di aggressione a questo patrimonio. Il trust è uno strumento tutto sommato, una volta compreso e definito, anche semplice nella sua gestione, che permette di raggiungere notevoli obiettivi. Riteniamo che il ruolo del trustee, cioè la figura professionale che gestisce questo strumento, debba essere una società, un'entità giuridica e non tanto una persona fisica. Questo per una serie di elementi, e quindi la società fiduciaria svolge il ruolo di trustee o di trust company, unitamente al fatto che la società fiduciaria permette di raggiungere quelle che io chiamo le 3C, cioè la continuità in primis, cioè non dover associare la vita di un trust a un evento legato ad una persona fisica, una competenza specifica e anche quella di controllo, in quanto le società fiduciarie sono soggette a controlli da parte del Ministero e anche della Banca d'Italia. Benissimo, dottore. Ricordo a tutti che potete trovare i profili professionali della dottoressa Silvia Frodo, del dottor Quaglia e della consulente finanziaria Giusy Biondelli su LinkedIn, dove questi temi vengono sviluppati, hanno fatto dei vari webinar che troverete sui loro profili LinkedIn e trattano approfonditamente queste tematiche, dove potete trovare poi anche collegati su YouTube tutte queste tematiche sviluppate in conversazioni un pochino più lunghe che danno il quadro completo dal punto di vista del trust e della fiduciaria. Quindi i loro riferimenti li trovate su LinkedIn, che all'interno ci sono i loro mail personali e professionali per poterli poi contattare eventualmente qualcuno volesse approfondire di persona, perché Giusy, come dicevi tu, ogni azienda ha una sua storia. E torno da te, però, dal punto di vista, darci un piccolo flash, mancano qualche minuto, lo so che anche per te è difficile, sul magico mondo delle polizze all'interno del passaggio generazionale. Ecco, importante è specificare che tutto quello che riguarda la pianificazione patrimoniale non è semplicemente indirizzato a chi possiede un'azienda, quindi noi abbiamo parlato di passaggio generazionale, abbiamo parlato di continuità, di futuro, ma tutti questi concetti ovviamente con la specifica personalizzazione di tutte le soluzioni da adottare è possibile e adottabile anche dalle famiglie che hanno un patrimonio da passare, comunque da proteggere per la propria famiglia, per il proprio futuro. Quindi non c'è solo il concetto di azienda, ma proprio il concetto di patrimonio, dove all'interno c'è un valore, che non è necessariamente un valore con tanti zeri. Io quello che specifico sempre è che una soluzione, per esempio, che è una protezione patrimoniale di protezione proprio per tutti, è la classica polizza TCM, perché comunque anche famiglie, soprattutto le famiglie magari monoreddito, che vogliono proteggere i propri familiari, i propri cari, le persone che amano, cioè da un possibile evento negativo come
come può essere la morte, è sicuramente una soluzione da pianificare e comunque da adattare alle proprie esigenze familiari. Quindi questo per farvi capire che assolutamente la protezione patrimoniale, la pianificazione patrimoniale è un concetto che va esteso ognuno per il proprio contesto familiare. Poi chiaramente esistono anche delle polizze di investimento dove all'interno quindi mettiamo del valore, mettiamo un valore in termini economici e che vogliamo, desideriamo che questo valore sia disponibile ai nostri cari, alla nostra famiglia o comunque al beneficiario, parliamo proprio genericamente di beneficiario, nel caso in cui noi non dovessimo esserci più. Quindi questo è un altro concetto, esistono delle caratteristiche, esistono delle polizze di investimento con le classiche caratteristiche giuridiche del contratto assicurativo, quindi impignorabilità, insequestrabilità, esenzione dalla dichiarazione successoria, il fatto che possa esserci un beneficiario che non è strettamente legato all'asse ereditario, cioè tutta una serie di caratteristiche che possono adattarsi molto bene a ciò che desideriamo per le persone che amiamo. Sicuramente poi questi concetti sono estendibili anche a tutto quello che è il mondo, e qui apro un tema e lo chiudo subito, ma è solo per far capire l'interconnessione che esiste tra i vari temi, tutto quello che è il mondo delle persone fragili, quindi tutto quello che è il mondo del trust nell'ambito della tutela dei soggetti deboli e tutto quello che sono le soluzioni di protezione e di pianificazione patrimoniale per questo tipo di realtà. Quindi questo è il concetto base, che il patrimonio è al servizio delle nostre esigenze personali e familiari. Grazie, grazie, grazie Giusy. Quindi ricordo che questa puntata è solo un volo d'angelo, esatto. Non ha pretenzioso di specificare nello specifico, entrare nei meandri della fiduciaria, del trust o degli aspetti fiscali che non abbiamo toccato con la dottoressa Silvia, che è esperta anche, perché c'è anche questo aspetto fiscale, anche con la Giusy, l'aspetto del passaggio generazionale, bisogna tenerlo, quali strumenti ci sono, come posso fare, come posso ottimizzare, ci sono gli strumenti? Sì, faremo sicuramente, torneremo su questo tema, magari con una puntata un pochino più corposa, vediamo dal punto di vista dell'informazione, e magari torneremo su quello che ha appena accennato la Giusy per quanto riguarda il discorso dei soggetti deboli, in cui sia il dottor Quaglia sia la dottoressa Silvia sono specializzati anche in questo settore molto particolare, in cui il cuore entra dentro a gamba tesa nel denaro. Dici, cosa stai dicendo? Sì, ne parleremo in una puntata specifica in cui si parlerà di dopo di noi, per quanto riguarda la legge del dopo di noi, la faremo, magari sotto Natale avremo modo di ritrovare questi graditissimi ospiti. Un saluto veloce per tutti quanti, Giusy, un suo saluto. Grazie di aver partecipato e ci vediamo la prossima settimana. Dottor Quaglia. Buonasera a tutti e alla prossima. Bellissimo grazie. Vestito, dottoressa Silvia, volevo fare il complimento in diretta. Grazie, dottoressa. Grazie dell'invito, Maurizio. Alla prossima puntata con le imprese protagoniste di Restart. We'll be right back.